Oggi la lezione sarà su un nuovo argomento. L'argomento di cui parliamo è la turbolenza. Ovviamente parliamo di turbolenza e ovviamente di modellazione della turbolenza, però dobbiamo fare una premessa importante, cioè la turbolenza è un argomento molto complesso, va bene? Quindi non possiamo sperare o pensare di affrontare in maniera dettagliata questo argomento nell'ambito di questo corso che affronta tanti argomenti ed è molto vasto. Pensate che ci sono dei corsi, diciamo, completamente dedicati alla turbolenza per farvi capire quale può essere l'entità di questo argomento. Quindi noi cercheremo di capire i concetti di base che poi ci permetteranno di capire su cosa, su quale concetto è basato la modellazione della turbolenza nei problemi di interesse pratico ingegneristico. Quindi questo è il nostro obiettivo, capire i concetti base, quindi come questo fenomeno, diciamo, avviene fisicamente, e quindi cercare di capire come è possibile modellare la turbolenza, diciamo, in ambito industriale. Ok? Ora, con questi obiettivi chiari in mente, iniziamo col dire che nelle lezioni scorse abbiamo parlato di flusso di fluidi e abbiamo visto che questi flussi di fluidi possono essere classificati secondo diversi criteri. Uno di questi è appunto flussi laminari o flussi turbolenti. E voi avete visto che questi flussi laminari o turbolenti possono essere definiti tali facendo riferimento a un famoso, direi, raggruppamento dimensionale che conoscete benissimo, e che è il numero di Reynolds, che è ρ per la velocità, per la dimensione caratteristica diviso la viscosità dinamica, che vi ricordo essere il rapporto tra le forze di inerzia e le forze viscose. Questo è il suo significato fisico. Ora, dai corsi precedenti e anche in base a quello che ci siamo detti nelle lezioni precedenti, voi sapete che esiste un Reynolds critico. Quando viene raggiunto questo valore del Reynolds critico, il flusso inizia a destabilizzarsi e inizia a la cosiddetta transizione da flusso laminare a flusso turbolento. Quindi diciamo che nel caso dei flussi laminari il Reynolds è minore del Reynolds critico, mentre nel caso di flussi turbolenti il Reynolds è maggiore del Reynolds critico. Chiaro che questa classificazione, l'utilizzo del valore del Reynolds critico, che noi conosciamo per alcuni casi quali flusso nel condotto 2300, flusso sulla strapiana, ricordate 2 per 10 alla 5, eccetera, ci rende la vita apparentemente semplice, perché effettivamente non è così complicato andare a capire se il flusso è laminare o turbolento. Ma la vita è apparentemente semplice perché? Perché, come siamo stati abituati a fare finora, quando si tratta per esempio di andare a valutare l'H, il coefficiente di scambio termico convettivo, una volta fatta la verifica, per esempio sul numero di Reynolds, se siamo in convenzione forzata evidentemente, e una volta curato che il numero di Reynolds è maggiore del Reynolds critico, andiamo ad utilizzare le correlazioni opportune. Quindi dal punto di vista pratico la mia difficoltà ulteriore si limita a questa verifica. Ora però questo è un problema, come vi ho detto, in realtà molto più complesso di quello che sembra. Ed è molto più complesso perché quando in effetti un flusso da laminare diventa turbolento, da ordinato diventa caotico e passa da una condizione in cui
il flusso può essere descritto come, per esempio, laminare, nel senso che può essere schematizzato come fossero una serie di lamine che scorrono ordinatamente l'una sull'altra, e che quindi può anche essere rappresentato come bidimensionale stazionario, se il dominio di calcolo è bidimensionale e se le condizioni al contorno sono tali che il problema può essere ritenuto stazionario. Ebbene, passa ad una condizione di flusso caotico caratterizzato da rimescolamenti continui, randomici, tridimensionali e tempo varianti. Quindi il primo messaggio è: anche flussi laminari semplici, per esempio il flusso nel condotto, che avete visto siamo riusciti a descrivere alla fine in maniera semplice utilizzando l'approssimazione dello strato limite, quando diventano turbolenti da bidimensionali stazionari diventano comunque tridimensionali instazionari. Ora, non solo sono tridimensionali e non stazionari, ma le scale di lunghezza di interesse variano da decimi o centesimi di millimetro fino alla lunghezza caratteristica del problema, che magari potrebbe essere come ordine di grandezza quella del metro o decine di metri. Le scale dei tempi vanno, cioè pensate che i fenomeni di oscillazione più veloci possono avere una frequenza anche di 10 kHz. Allora, tutto questo rende tutto molto molto complicato. Dal punto di vista storico, le prime osservazioni sulla turbolenza sono state fatte, o meglio, di cui abbiamo testimonianza sostanzialmente, sono state fatte per esempio da Leonardo da Vinci, il quale osservò il flusso turbolento dell'acqua, sostanzialmente un flusso d'acqua, e osservò la formazione di vortici in questo flusso. Ma c'è un'altra osservazione storica molto interessante, ed è la macchia rossa di Giove. La macchia rossa di Giove, che fu osservata, diciamo, noi ne abbiamo traccia, la prima osservazione di cui abbiamo traccia è del 1655 dell'astronomo francese Cassini. Praticamente questa macchia rossa di Giove non è altro che un vortice in un flusso turbolento completamente sviluppato, e questo vortice in realtà si muove anche in modo relativamente veloce. Ma perché è interessante? Perché guardando questa macchia rossa si è potuto osservare che in effetti questi vortici hanno una struttura, diciamo così, possono avere una struttura coerente. Di conseguenza, l'interesse nello studio di questa macchia rossa non è stato solo degli astronomi o astrofisici, ma anche dei fisici che si interessavano di meccanica dei fluidi. Quindi le osservazioni, gli studi inerenti alla turbolenza, le prime osservazioni di cui abbiamo traccia, risalgono al 1600-1700. Ma tenete presente che ancora oggi questo problema, da molti studiosi, effettivamente è ritenuto ancora irrisolto. È ritenuto irrisolto per un motivo molto semplice. Perché quando si affronta un problema fisico, una delle tecniche, anzi la tecnica che normalmente viene utilizzata e che è stata proposta da Newton nel XVII secolo, è quella della, basata su tre passi successivi: analisi del problema, e questo è il primo passo. L'analisi del problema in generale è basata su osservazioni sperimentali, la sintesi, la quale in parole povere consiste nella costruzione di un modello matematico che permetta di descrivere il problema in modo generale, e una volta che ho fatto l'analisi e la sintesi posso fare una previsione, giusto?
Ecco, se pensiamo a questi tre passi, che come ripeto sono passi proposti da Newton nel XVII secolo, no? Ora, questi tre passi, se pensiamo di applicarli a un flusso laminare, effettivamente non abbiamo grossi problemi. Pensate a ciò che abbiamo fatto nelle scorse lezioni, flusso laminare sull'astrapiano del condotto, abbiamo fatto l'analisi del problema, osservazioni sperimentali, diciamo così, non le abbiamo fatte in prima persona, ma in letteratura ce ne sono tantissime. La sintesi, siamo riusciti a costruire un modello matematico sia semplificato sia più generale, le equazioni di Navier-Stokes, che consentono di determinare il campo di velocità, e a questo punto siamo in grado di fare una buona previsione del problema, cioè se ci dovesse essere una curva, una doppia curva o un restringimento di sezione, voi siete in grado di risolvere il modello matematico che avete a disposizione, quindi l'equazione di conservazione della massa e della quantità di moto, per prevedere quale sarà il campo di velocità in corrispondenza di questi disturbi. Ma questi stessi tre passi sono difficilmente applicabili al flusso quando esso è turbolento. Sulla parte dell'analisi del problema bisogna dire che ci sono tantissime osservazioni sperimentali relative a flussi turbolenti. Il problema vero è la sintesi, giacché questo flusso presenta delle oscillazioni che sono caotiche e randomiche, il che rende molto complicato riuscire a definire un modello matematico che permetta di prevedere queste oscillazioni di tempo. E allora questo approccio sostanzialmente non funziona nel caso di problemi turbolenti. Questa cosa vi fa capire, almeno spero vi faccia capire, quanto è effettivamente complicato affrontare questi problemi, e la cosa diventa ancor più complicata se pensiamo che in effetti la turbolenza circonda la nostra vita quotidiana. Perché è vero, noi finora abbiamo visto i flussi laminari, ma nella realtà la maggior parte dei flussi di interesse pratico ingegneristico non è laminare, sono turbolenti. Nella nostra vita di tutti i giorni, ricordatevi sempre che noi viviamo all'interno di un fluido che è l'aria, no? E quando ci spostiamo all'interno di questo fluido, tutte le cose che succedono intorno a noi ovviamente comportano un'interazione tra noi, gli oggetti che ci circondano, e questo fluido che è l'aria. Prendiamo ad esempio, un esempio potrebbe essere quello, voi questa mattina siete venuti qui, magari, non so, qualcuno di voi in automobile, qualcuno piedi, qualcuno in altro modo. Allora, pensiamo a coloro che sono venuti in automobile. Chiaramente hanno consumato energia, carburante, sostanzialmente per venire fin qua. E perché hanno consumato questo carburante? Allora, a parte gli attriti, pneumatico, strada, eccetera, eccetera, hanno consumato carburante anche perché l'auto, nel muoversi nel fluido, ovviamente deve vincere una forza, che è la forza di drag. Ora, questa forza di drag dipende dal regime di moto che si instaura in corrispondenza della superficie dell'automobile, ed è maggiore questa forza se il flusso in corrispondenza della superficie diventa turbolento. Questa cosa è facilmente intuibile sulla base di ciò che ci siamo detti nelle scorse lezioni. Infatti, se facciamo riferimento a un caso di flusso sull'astra piana come esemplificativo di un flusso in corrispondenza di una superficie qualsiasi, quindi anche la superficie dell'automobile, allora ricorderete che lo strato limite sarà fatto più o meno in questo modo. Nella zona dello strato limite laminare avremo il gradiente di velocità concentrato in questa zona,
Nella zona dello strato limite turbolento abbiamo accennato che a causa dei rimescolamenti che avvengono in questa zona e che portano in contatto particelle di fluido che hanno una quantità di moto diversa da una zona all'altra, quindi per esempio un macro vortice prenderebbe una particella di fluido qui che ha poca quantità di moto, trasferendola qui dove c'è maggiore quantità di moto, in questo modo amplificando di fatto il trasferimento di quantità di moto, ma anche chiaramente il trasferimento di massa e di energia, questo effetto fa sì che il profilo qui sia abbastanza piatto nella zona completamente turbolenta, abbastanza piatto, mentre qui sotto, in quello che abbiamo chiamato sottostrato laminare, evidentemente gli effetti viscosi prevalgono sulle forze di inerzia e quindi si ha un profilo tipo questo nella zona laminare, ma devo passare da una velocità che non è molto diversa da U infinito qui a zero in uno spessore molto molto piccolino. Questo significa che nel sottostrato laminare avrò dei gradienti molto molto importanti, e se questo fluido è newtoniano e di conseguenza gli sforzi viscosi in parete sono mu du su dy, chiaramente se questo gradiente cresce molto anche gli sforzi viscosi tangenziali cresceranno molto, e di conseguenza in questa zona la forza di drag sarà molto superiore rispetto a questa zona qui. Allora è chiaro che, poiché la turbolenza interessa la nostra vita di tutti i giorni, è importante riuscire a comprendere la fenomenologia legata appunto ai flussi turbolenti e cercare di trovare il modo per poter modellare con la migliore approssimazione possibile questi flussi in tutte quelle applicazioni di interesse pratico ingegneristico. Bene, alla luce di questo iniziamo ad osservare che se nel caso di flusso laminare un problema può essere di fatto stazionario e quindi una generica grandezza che chiamo phi rappresentata in funzione del tempo altro non è che la linea orizzontale, nel caso di flusso turbolento questa grandezza phi presenterà un comportamento molto diverso, oscillerà, abbiamo detto, in maniera randomica nello spazio tridimensionale, va bene? Ora, riuscire a rappresentare nel dettaglio queste oscillazioni abbiamo detto che è molto complicato, ma nella pratica ci si accontenta, tra virgolette, di riuscire a rappresentare il valor medio di questa grandezza phi di t, già che essa può essere scomposta come somma di un valor medio appunto dato da 1 su delta t integrale tra 0 e delta t di phi di t in dt,
quindi dato da una media scritta in questo modo, dove delta t è un intervallo di tempo sufficientemente ampio da rendere questo valore medio effettivamente rappresentativo, e invece una componente oscillante che chiamo φ', che questa sì, questa è funzione del tempo. Chiaramente, come potete vedere da qui, la φ media non è funzione del tempo. La φ' di t invece è la componente di φ che conserva la dipendenza dal tempo. Di conseguenza potrò scrivere che φ di t è uguale a φ grande più φ' di t. E l'osservazione sta nel fatto che se vado a mediare un campo turbolento in un intervallo di tempo sufficientemente ampio, ciò che ottengo è che evidentemente l'integrale, allora facciamo così, la media di φ, che indico così, φ con il trattino sopra, quindi 1 su delta t integrale tra 0 e delta t di φ di t in dt, sarà pari a φ grande, cioè che evidentemente la media di φ' di t è uguale a 1 su delta t integrale tra 0 e delta t di φ' di t in dt sarà pari a 0. Ok? Ora, sulla base di queste osservazioni, è chiaro che, concentrandoci su un campo mediato, le oscillazioni evidentemente scompaiono, ma non è che spariscono. Bisognerà tenerne conto in altro modo, lo vedremo più avanti nella lezione di oggi o nella lezione di domani, dipende oggi dove riusciamo ad arrivare. Però diciamo che il messaggio è, già che i flussi turbolenti sono molto complicati e già che noi, come vi ho spiegato, non riusciamo di fatto nella pratica ingegneristica a prevedere e descrivere accuratamente le oscillazioni turbolente, ci accontentiamo, tra virgolette, di riuscire a descrivere quello che è il campo medio. Ci accontentiamo significa che nella maggior parte delle applicazioni pratiche conoscere il campo medio è sufficiente per poter fare le nostre previsioni. Capite? Bene. Ora, se questo è il nostro punto di partenza, però, la prima cosa che ci dobbiamo chiedere per poter descrivere un problema è come avviene il passaggio da laminare a turbolento. Cioè, cerchiamo di fare un'analisi del problema, perché questo ci servirà a capire e a modellare il tutto. Allora, posso cancellare? Sto ancora scrivendo? La teoria dell'instabilità, ovvero la teoria che descrive il modo in cui un flusso laminare, per esempio bidimensionale, diventa turbolento, è una teoria complessa che ovviamente non affrontiamo nell'ambito di questo corso. Però vediamo quali sono i concetti base. Allora, l'instabilità, facendo riferimento ad un profilo laminare bidimensionale, può essere suddivisa in due grosse, diciamo così, due principali, diciamo così, teorie di instabilità. Una teoria di instabilità in viscida, la quale si applica
quando il profilo di velocità bidimensionale, quindi diciamo che è U in funzione di Y, presenta un flesso in questo modo ed è questo il caso di getti, quindi un flusso fatto in questo modo che poi si destabilizza e qui c'è la zona completamente sviluppata, oppure scie, per esempio una scia di un oggetto che potrebbe essere una sfera, che chiaramente diventa completamente turbolenta, oppure ancora flussi su superfici solide, ma in presenza di gradienti di pressione cosiddetti avversi, cioè il caso in cui dp su dx è maggiore di 0. Quindi flussi su superfici con gradienti di pressione avversi. Che cosa significa? Significa che in realtà il flusso nel suo modo trova una contropressione, banalmente, ok? Allora, in questi casi la destabilizzazione e la formazione di un vortice che poi cresce e genera un flusso completamente turbolento non è dovuta ad effetti viscosi, ma è dovuta alla presenza di zone di fluido caratterizzato da velocità differenti. Per esempio, se guardate qui questa scia, questo oggetto, scusatemi, qui avrò una particella fluida che si muove ad una certa velocità, se mi sposto più su avrò una particella fluida molto più lenta. Questa differenza di velocità genererà, ovviamente io sto esagerando, genererà dei vortici i quali ad un certo punto si destabilizzano sul bordo qui finché interessano l'intero oggetto e si ha la transizione da laminare a turbolento. Stessa cosa avviene in un problema di questo tipo. Quindi nella prima famiglia, che sono problemi come getti, scie, flussi su superficie con gradienti di pressione avversi, ma in realtà anche i cosiddetti mixing layers, cioè un flusso che magari, immaginate un flusso che lambisce questa scrivania e a un certo punto trova il bordo di uscita, qui c'è aria ferma, questo flusso ovviamente si mescola con quello che trova sotto e anche qui vedete c'è una differenza, sono due zone a differenti velocità e queste innescano la creazione di vortici sostanzialmente. Noi però nei nostri, diciamo, studi relativi alle lezioni scorse, ma anche, diciamo, anche nella pratica ingegneristica, facciamo riferimento tipicamente a problemi che non sono questi, ma problemi che sono più riconducibili a flussi su superfici, va bene? Quindi flussi sull'astra, flusso all'interno del condotto, eccetera. In questo caso l'instabilità è di tipo viscosa, nel senso che la viscosità gioca un ruolo fondamentale nel meccanismo di instabilità del flusso e transizione da regime laminare a regime turbolento. L'instabilità viscosa è la seconda, diciamo, grossa famiglia di possibili instabilità e si applica quando il profilo di velocità non presenta delle zone di flesso. E quindi parliamo di flusso sulla strapiana, per esempio,
oppure flusso in un condotto. E comunque nei casi in cui non c'è un gradiente di pressione avverso, cioè dp su dx è minore o uguale di 0, va bene? Quindi queste sono le due grosse tipologie di instabilità, una in viscida e un'altra viscosa, e si applicano a queste famiglie di problemi. Ovviamente avrete capito che nel corso di termofluidodinamica noi stiamo focalizzando la nostra attenzione prettamente su problemi di questo tipo, cioè flussi su superfici. Di conseguenza l'instabilità che andremo a vedere un pochino più nel dettaglio è un'instabilità di tipo viscosa, ok? Cioè cerchiamo di capire adesso dal punto di vista fisico che cosa avviene quando un flusso su una superficie, e potremmo immaginare di prendere ad esempio il flusso sulla strapiana, da laminare diventa turbolento, e che cosa ci dobbiamo aspettare in termini di profilo di velocità per poter portare a termine, diciamo così, un'analisi del problema. Successivamente quindi potremmo fare la sintesi limitatamente al caso, abbiamo detto, di moto medio, cioè cercare di capire quali sono i possibili modelli matematici che ci, come dire, ci aiutano a descrivere questa tipologia di flussi. Capite? Questo è il percorso che stiamo cercando di seguire. Allora, facciamo riferimento quindi al caso esemplificativo di flusso sulla strapiana. E per quanto detto andremo a guardare il moto medio. Va bene? Ora rifacciamo per nostra comodità la rappresentazione qui dello stato limite. E ricordate che noi qui abbiamo individuato un sottostrato laminare, lo riscrivo anche se l'avevo già scritto, però l'ho cancellato, poi un buffer layer, e uno, diciamo così, lo strato limite completamente turbolento. In questa zona qua, quindi caratterizzato da l'inescopio. La differenza tra queste tre zone sta nel fatto che nel sottostrato laminare le forze di inerzia prevalgono, scusatemi, le forze viscose al contrario prevalgono sulle forze di inerzia. Nel buffer layer queste due forze sono dello stesso ordine di grandezza, nello strato limite completamente turbolento evidentemente le forze di inerzia prevalgono sulle forze viscose. Ma questa rappresentazione al momento è solo assolutamente qualitativa, ok? Ebbene, ciò che si osserva è che le instabilità si verificano in corrispondenza di un Reynolds delta pari a 1000, dove delta è lo spessore dello strato limite. Thank you.
Questo significa che il Reynolds, quello che abbiamo chiamato Reynolds X, è circa 90.000, 91.000, qualcosa del genere, 90.000 e 100.000. E questi valori sono confermati, quindi diciamo tra 90.000 e 100.000. Questi valori sono confermati da osservazioni sperimentali. Ora però noi sappiamo che il flusso lo possiamo definire turbolento quando il Reynolds è superiore al Reynolds critico, che è 2 per 10 alla 5, diciamo così, è un valore più elevato di questo qui che vediamo sulla lavagna. Perché? Perché in realtà in corrispondenza di questi valori di Reynolds inizia l'instabilità. Cioè che cosa significa? Significa che il flusso laminare in corrispondenza di questi valori di Reynolds, e in realtà bisogna dire quindi in una ristretta zona, un ristretto delta X, se così vogliamo dire, amplifica i piccoli disturbi che incontra. Questa amplificazione non avviene per valori più elevati o più bassi del numero di Reynolds, ma la viscosità potrebbe addirittura attenuare questi disturbi. Allora che cosa succede? Che quando si raggiungono questi valori del numero di Reynolds, i piccoli disturbi vengono amplificati, e se questi disturbi sono abbastanza grandi da poter divenire importanti una volta che sono amplificati, si generano delle instabilità in grado di sopravvivere, utilizziamo questo termine, a mano che ci spostiamo verso destra. Se guardiamo la lastra dall'alto, in questo modo, quindi questa è la X, la Y in questo caso è diretta verso uscente dalla lavagna, nella zona laminare, ovviamente i profili di velocità saranno tutti perfettamente verticali in questo modo. Quando inizia ad avvenire l'instabilità, questi profili iniziano a presentare delle increspature, ok? E se, come dicevo, i disturbi sono sufficientemente ampi da poter, ho utilizzato il termine sopravvivere, spostandomi lungo X, una volta che sono stati amplificati e una volta quindi che abbiamo superato il range, il numero di Reynolds in corrispondenza del quale i disturbi vengono amplificati, si creano degli spot turbolenti. E da questo primo processo di instabilità, noto come instabilità TS dal nome di due studiosi che li hanno evidenziati, si passa a un'instabilità di tipo K, cioè questi spot turbolenti crescono finché interessano l'intero flusso e quindi si passa nella zona completamente turbolente. Ora questa cosa qui, questo meccanismo è importante perché se questi disturbi non sono sufficientemente grandi potrebbe anche avvenire che una volta superata la zona caratterizzata da Reynolds delta uguale circa 1000, la viscosità in realtà li smorza e quindi il flusso rimane laminare. Quindi capite bene che in questo tipo di instabilità la viscosità gioca un ruolo fondamentale, ed è anche interessante osservare che se utilizzassi la teoria dell'instabilità in viscida per il flusso sull'astra, l'instabilità in viscida, giacché ovviamente non tiene conto della viscosità nel processo di destabilizzazione del flusso laminare, prevederebbe una destabilizzazione incondizionata, cioè il flusso passerebbe sempre da laminare a turbolento e non ci sarebbe mai la possibilità del cosiddetto dumping, se vogliamo utilizzare un termine inglese, cioè dello smorzamento di queste piccole instabilità qualora le condizioni
non siano effettivamente opportune per lo sviluppo della turbolenza. Ok? Adesso, dal punto di vista pratico, lo studio di questi problemi è stato eseguito facendo una serie di rilievi sperimentali, quindi si hanno una serie di punti sperimentali, e ci si è aiutati con l'analisi dimensionale per poter, diciamo così, individuare quali sono i raggruppamenti dimensionali che permettono di descrivere il problema e allo stesso modo semplificare il problema. Allora, nel fare questo tipo di analisi dovremmo distinguere nella zona turbolenta, quindi in questa zona turbolenta completamente sviluppata, dovremmo distinguere tra una zona vicina alla parete, è una zona lontana dalla parete. Perché dovremmo distinguere tra due zone? Perché nella zona vicino alla parete la velocità media dovrà risentire degli effetti della viscosità e quindi dovrà essere una funzione della distanza dalla parete sicuramente, della viscosità, ma anche evidentemente della densità e degli sforzi viscosi in parete, tau W. Questo perché se noi definiamo un numero di Reynolds come rho uy su mu, dove y è la distanza dalla parete, possiamo osservare che sebbene il numero di Reynolds del problema, che è uguale a rho ul su mu, sia molto maggiore di 1, in effetti dell'ordine di 10 alla 5 se non di più, questo Reynolds y decresce a mano che mi avvicino alla parete. Quindi posso osservare che a mano che mi avvicino alla parete, a un certo punto il rapporto tra le forze di inerzia e le forze viscose diventa come ordine di grandezza circa pari ad 1. Cioè, da una certa distanza in giù, gli effetti viscosi diventano uguali, come ordine di grandezza, se non più importanti, degli effetti di inerzia. Allora, questa semplice osservazione mi fa capire che se sono vicino alla parete, sufficientemente vicino alla parete, allora la velocità media dovrà dipendere appunto non solo dalla distanza ma dalla viscosità, dal rho e da tau wall. Ora, io non so che tipo di dipendenza funzionale ci sia tra la U e queste grandezze fisiche. So che posso intuire che la U dipenda da queste grandezze fisiche. Ebbene, se volessi scoprire com'è questa dipendenza funzionale facendo degli esperimenti, ne dovrei condurre un numero enorme, giusto? Ma ci sono degli strumenti analitici che ci permettono di semplificare il problema individuando dei raggruppamenti adimensionali opportuni, anche se questo legame funzionale non è esplicitato. Uno di questi strumenti si chiama teorema di Buckingham e voi lo avete fatto a fisica tecnica. Ricordate, il teorema di Buckingham dice che se ho una grandezza fisica, in questo caso la U, che dipende da n grandezze fisiche, in questo caso sono 4, y, u, rho e tau w, allora se di queste n grandezze m, che è minore di n, sono dimensionalmente indipendenti, allora io posso esprimere il problema in funzione di n-m raggruppamenti adimensionali. Bene, è una cosa che avete già visto, perché questo è possibile? Allora, intanto diciamo che il numero di grandezze fisiche dimensionalmente indipendenti dipende dal problema che stiamo studiando.
In generale possiamo dire che per problemi geometrici m è pari a 1, per problemi cinematici m è pari a 2, per problemi dinamici m è pari a 3. Quindi ci aspettiamo che in questo caso il numero di grandezze fisiche dimensionalmente indipendenti, senza andare ad analizzare nel dettaglio, già ci aspettiamo che sia 3. E abbiamo anche un modo per verificarlo, lo vedremo tra un attimo. Adesso, se 3 è il numero di grandezze fisiche indipendenti, allora io posso scrivere questa relazione come, immaginiamo di scegliere mu, ρ e tau v come grandezze fisiche indipendenti, come v diviso mu alla a, ρ alla b, tau w alla c, per mu alla a, tau w alla c, è una funzione di y diviso mu alla alfa, ρ alla beta, tau w alla gamma, per mu alla alfa, rho alla beta, tau W alla gamma, cancello qui sulla destra, tanto non ci serve più, semplice osservazione che facciamo quando utilizziamo il teorema di Buckingham. L'osservazione è questa: se il secondo membro dipende da, ovviamente, mu, rho, tau, v, come il primo membro, perché prima e il secondo membro devono essere dimensionalmente omogenei, e se io scelgo A, B e C e alfa, beta e gamma in modo da avere questo rapporto qui u diviso mu eccetera e questo rapporto qui y diviso mu alla alfa eccetera dimensionalmente numeri puri, cioè rapporti adimensionali, allora vuol dire che la dipendenza dimensionale di primo e secondo membro da mu, rho e tau v, se questi due pezzi qui sono adimensionali, deve essere esattamente la stessa, cioè questa. In altri termini, posso scrivere banalmente che mu, scusatemi, u diviso mu alla a, rho alla b, tau più v alla c, sarà una funzione di y, ho dimenticato un pezzo, lo scrivo subito, per mu alla a, rho alla b, tau più v alla c, sarà una funzione di y diviso mu all'alfa, rho alla beta, tau più v alla gamma, per, ripeto, la dipendenza dimensionale del secondo membro da mu, rho e tau v, se questi due sono adimensionali, deve essere esattamente questa. Quindi mu alla a, rho alla b, tau più v alla c. E allora il problema si semplifica perché posso dimostrare che se appunto 3 delle 4 grandezze fisiche sono dimensionalmente indipendenti, allora il problema può essere espresso in funzione di 4-3 parametri adimensionali, ovviamente adimensionali, cioè 1, che è questo. Va bene? Ora, per determinare questi parametri, questi raggruppamenti adimensionali, devo determinare A, B e C. Ma prima di farlo, facciamo una veloce verifica, poi facciamo una pausa e poi continuiamo. Devo essere sicuro che queste tre grandezze siano effettivamente dimensionalmente indipendenti. Com'è possibile verificare questo? Allora, la verifica può essere fatta osservando che mu alla A per rho alla B per tau v alla C in termini di unità di misura può essere un numero puro se e solo se A è
uguale a b è uguale a c è uguale a 0. Solo nel caso di a uguale b uguale c uguale a 0 riesco a ottenere un numero puro, cioè adimensionale. Se vedo questo, allora queste tre grandezze sono dimensionalmente indipendenti. Capite? Bene, allora a questo punto facciamo una breve pausa. Dopo la pausa facciamo questa verifica e poi andiamo avanti con l'applicazione del teorema di Buckingham.